Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, tra i più noti presentatori della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 3, 2, 1, Contatto. E soprattutto Bim Bum Bam, che gli porta grande notorietà sul piccolo schermo. Ha poi condotto svariati programmi di successo, sia per le reti Rai che per Mediaset, tra cui Beato tra le donne, I cervelloni, Tira e molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica in Il senso della vita e Avanti un altro. Sul web gira un video di un'intervista di Paolo Bonolis a Verissimo, quando molto recentemente è stato ospite di Silvia Toffanin. Il conduttore ha parlato della moglie e della loro relazione. Le sue parole hanno emozionato e commosso tutti. Paolo ha spiegato: io le dico guarda che bel tramonto, e lei mi dice dove. Lei è fatta così, però ha dei profondi sentimenti che esprime in altri territori. Diciamo che se io a lei ho dato del romanticismo, lei a me ha dato tanta praticità. Ci siamo trovati in questo modo, però i sentimenti non si esprimono solo davanti a un tramonto. I sentimenti si esprimono durante l'arco della dedizione quotidiana, e su questo non le posso dire assolutamente niente.